Di Jason Momoa sappiamo che è nato a Honolulu nel 79, nel 99 invece è stato eletto miglior modello dell'anno e miglior bellezza maschile alle Hawaii. È buddista e un appassionato di arrampicata, ma soprattutto è il sogno proibito di milioni di fan. Ciao, sono Valerio Novara. Momoa nasce alle Hawaii ma si trasferisce da piccolo a Norwalk, nell'Iowa, dove viene cresciuto dalla madre, una fotografa statunitense di origini irlandesi e tedesche e native americane. Mentre il padre, Joseph Momoa, è un pittore di origini hawaiane che resta a Honolulu. Jason è anche il nipote dei fratelli surfisti Brian e Rusty Keaulana, che gli hanno trasmesso la passione per vari sport su tavola e non. Concluse le scuole superiori, Jason inizia a studiare biologia marina in un college dell'Iowa. Decide poi di cambiare corso e si laurea in biologia della fauna selvatica in un'università del Colorado. Dopo una breve esperienza nel 1998 come fotomodello, Jason Momoa viene notato dai produttori di Baywatch che gli propongono una parte nell'omonima serie per le ultime due stagioni. Nel 2003 appare anche in Baywatch Matrimonio alle Hawaii, ottiene un ruolo per il film TV Ritorno a Kauai e l'anno dopo nella breve serie North Shore. La prima apparizione al cinema, però, arriva nel 2004, con il film Arrivano i Johnson, di Christopher Erskine. Dal 2005 al 2009 partecipa alla serie di fantascienza Stargate Atlantis, ma è nel 2011 che la sua vita cambia, grazie al ruolo di Khal Drogo nel Trono di Spade. Pensate che per poter interpretare in modo convincente il leader dei Dothraki, Jason Momoa si esibì in una danza tradizionale del popolo Maori della Nuova Zelanda e durante i provini fece la cosiddetta haka. Il suo personaggio muore alla fine della prima stagione, ma gli fa guadagnare una gran notorietà. Lo stesso anno è il protagonista di Conan il Barbaro, nel 2012 è nel film Jimmy Bobo al fianco di Sylvester Stallone. A ottobre del 2014 viene annunciato che Momoa vestirà i panni di Aquaman e nel 2016 diventa protagonista della serie Netflix Frontiera, in cui interpreta un fuorilegge che cerca di combattere il monopolio del commercio di pellame in Canada. Nel 2017 recita insieme a Bruce Willis nel film C'era una volta a Los Angeles e riprende il ruolo di Aquaman nei successivi film DC, Justice League e appunto Aquaman, nel 2018. Nel 2021 interpreta Duncan Idaho nella prima parte di Dune e quest'anno è entrato nel cast di Fast and Furious interpretando l'antagonista principale di Fast X. Tra le curiosità che riguardano questo attore, sappiamo che si è sposato con l'ex moglie di Lenny Kravitz, Liza Bonet, nel 2017. Dalla quale aveva avuto una figlia 10 anni prima. I due però si sono separati all'inizio del 2022. Avete notato la lunga cicatrice che solca il sopracciglio sinistro di Jason Momoa? È frutto di un incidente. Il 15 novembre del 2008 l'attore fu colpito in pieno volto da un bicchiere di birra rotto mentre si trovava in un club di Hollywood. La ferita gli è stata ricucita con 140 punti di sutura e ha subito un intervento di chirurgia ricostruttiva, ma la cicatrice è ancora ben visibile sopra il suo occhio. L'aggressore, un 21enne residente a Venice Beach, è stato condannato a 5 anni di carcere. Altra curiosità interessante riguarda la sua altezza. Già guardandolo dallo schermo è possibile percepire la sua colossale presenza. Ciononostante, Momoa è più alto di quanto sembra, 1,95 m. L'attore ha raccontato nel 2011 che la sua altezza lo ha avvantaggiato durante alcuni provini, come quelli per i ruoli di Khal Drogo e Conan. Quando hai un hawaiano di 1,95 m che urla a squarciagola, i direttori del casting erano piuttosto impauriti. Ha funzionato, ha detto l'attore. Insomma, non c'è dubbio che Jason Momoa sia uno degli attori più belli e apprezzati del panorama attuale internazionale. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se vi piace come attore o se vi piace il suo aspetto fisico soprattutto. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, Ciak e Azione, seguiteci su Facebook e Instagram, dove tutti i giorni parliamo di aneddoti, curiosità e storie che riguardano il mondo del cinema e delle serie TV. Al prossimo video!